Amazon FBA, quali sono i requisiti per iniziare questa attività? È veramente un'attività per tutti oppure bisogna avere certe caratteristiche per poter iniziare a vendere online con Amazon? Andiamo a vedere insieme. Ok. Prima di tutto, la cosa più importante è la motivazione che hai. Chiediti perché sto pensando di iniziare questa attività o perché dovrei iniziare questa attività. Magari non sono contento del lavoro che ho, magari non sono contento della vita che ho, magari voglio completamente cambiare tutto, oppure voglio più libertà, voglio più flessibilità in quello che faccio. Devi sapere esattamente, in maniera chirurgica, il motivo per cui lo stai facendo. Perché è importante sapere il motivo? Il motivo ti serve per creare la motivazione, per avere la motivazione, perché la motivazione per farlo ti servirà poi per avere costanza e determinazione in questo progetto e poterlo fare arrivare al successo. Ricordati la frase che dice: se il perché è abbastanza forte, il come non è mai un problema. E questa dovrebbe essere una cosa che ti guida nella scelta di quello che vuoi fare, perché scegliere e partire può essere anche facile, ma poi avere la costanza tutti i giorni di mantenere quel ritmo che serve per dare vita al tuo progetto e per curarlo, per nutrirlo come un fiore in un giardino, può essere difficile e non è una cosa per tutti. La seconda cosa che devi considerare è che questa è un'attività imprenditoriale. Attenzione, la puoi affrontare come imprenditore, la puoi affrontare come libero professionista, ma alla fine sempre attività di tipo imprenditoriale è, dove ci sono dei rischi, ci sono dei soldi che tu ci metti, puoi perderli, puoi riguadagnarli, puoi perdere 10 volte e riguadagnare 20 volte, ma comunque si tratta di un'attività di tipo imprenditoriale. Quindi una cosa che sicuramente devi tenere presente è che non devi neanche chiederti: ma serve la partita IVA? Non serve la partita IVA? La partita IVA serve e serve per due motivi. Uno, perché devi essere in regola, quindi devi rispettare la legge e devi avere la partita IVA. Seconda cosa è che è anche un impegno per te per vedere quanto sei serio nell'affrontare questa attività, perché se non hai, non hai il coraggio di aprire nemmeno una partita IVA e di metterti in quella condizione lì, di cosa stiamo parlando realmente? Cioè di cambiare la vita, di cambiare il tuo futuro? Ho dei seri dubbi. Quindi la partita IVA deve essere una cosa assolutamente presente ed è anche un tuo impegno economico e psicologico per fare seriamente questo tipo di attività. La seconda cosa che devi considerare è anche il budget, quindi avere i soldini per poter investire nell'attività. Attenzione, potrebbero anche non servire tutti subito, potresti investire questi soldi man mano che vai avanti con l'attività, però devi metterti in ottica che ti serve un budget. Ora, questo può essere argomento di un altro video, comunque per dare un'indicazione un pochino da dove partire, se tu vuoi fare, dipende molto dal modello di business, quindi se tu vuoi fare rivendita, prendere dei prodotti di marca e rivenderli, magari ti bastano anche 4-5 mila euro tra tutto, tra la formazione, i soldi per i prodotti, i soldi per la promozione, per cominciare a muovere i primi passi. Se invece tu vuoi fare un progetto più serio di private label, allora le somme possono anche essere oltre i 5 mila euro tra tutti i costi. Questo è in maniera molto molto indicativa, ovviamente poi bisogna vedere la situazione di ognuno. Se invece tu hai intenzione di fare da libero professionista, quindi imparare questo mestiere e fare da account manager, in quel caso con i soldi per la formazione e poco più puoi già partire. Perché? Perché una volta che tu hai preso le competenze, puoi fare delle partnership con altre aziende che già ci lavorano su Amazon e cominciare a lavorare per loro, anche gratis all'inizio. Quindi loro ci metterebbero i soldi e tu ci metteresti le tue competenze. Ma andiamo avanti. Oltre ai soldi, cosa ci serve? E oltre alla motivazione, ovviamente, ci serve il tempo da dedicare. Infatti, uno degli ostacoli che poi ci troviamo con i vari imprenditori, aspiranti imprenditori, è proprio quello: ma io non ho tempo. Allora, non hai tempo perché? Perché non è una cosa abbastanza importante per te e preferisci fare dell'altro, allora lì basta che non lo facciamo e siamo a posto. Oppure non hai tempo perché effettivamente non hai tempo ma ci tieni a fare questa cosa. Bene, se la situazione è la seconda, in quel caso ti consigliamo comunque di metterti nell'ottica di dedicare almeno 2 ore al giorno. 2 ore che poi andranno a crescere ovviamente
più aumenta il lavoro, più aumentano i risultati e più vuoi ottenere da questo tipo di attività. Se invece sei un imprenditore, ci tieni a fare questa attività, ma effettivamente non hai tempo disponibile per fare la parte operativa, quindi per metterti tu lì a caricare prodotti piuttosto che a fare dei lanci, piuttosto che a studiarti il mercato e così via, in quel caso il consiglio è quello di delegare. Quindi trovare delle persone o all'interno del tuo team o anche delle persone esterne, finanziare e guidare a livello strategico il progetto e poi far fare la parte operativa a qualcun altro. Come sempre il consiglio è che prima devi capirci qualcosa tu, prima devi sapere quello che stai delegando e solo dopo magari delegare a queste persone. Però se il tuo limite è il tempo, effettivamente si può sempre trovare una via delegando ad altre persone oppure facendo anche una società, una partnership con un'altra persona o con altre persone dove tu dici ok, io sono l'imprenditore o magari il capitale, posso fare il socio finanziatore e qualcun altro ci mette magari la parte operativa. Quindi come vedi anche questo tipo di ostacolo si può sempre aggirare e si può sempre trovare una soluzione. Ricapitolando, quali sono le cose che devi tenere a mente? Sicuramente la tua motivazione, quindi qual è il forte perché che ti spinge a fare questo tipo di passo? Quel forte perché, quella benzina, quell'energia deve essere sufficiente per portarti avanti nel tempo e darti quella costanza e quella determinazione che ti serve per portare al successo quel tipo di progetto. Seconda cosa è il budget, quindi devi mettere in conto che è un'attività imprenditoriale, che ci sono dei rischi e che sicuramente devi avere del capitale che tu ti puoi giocare, puoi investire in questa impresa, essere pronto anche a perderlo se va male o essere pronto a farlo diventare ancora più grande se le cose vanno bene. E la terza cosa è il tempo, quindi se vuoi farlo tu mettiti in testa che devi dedicare almeno 2 ore al giorno e da lì andranno ad aumentare quelle ore, quindi avere anche lo spazio per farle aumentare. Oppure creare delle società con altre persone o delegare ad un tuo membro del tuo team oppure a qualcuno, ad un professionista esterno come può essere un Amazon Account Manager. Spero che questo video ti sia d'aiuto per capire se questa attività fa per te ed eventualmente come organizzarla e ci vediamo nel prossimo video. Ciao! Se ti è piaciuto questo video, metti mi piace e condividilo con i tuoi amici. Se vuoi rimanere aggiornato, iscriviti al canale e se vuoi interagire con noi, clicca il tasto qui sotto e iscriviti al nostro gruppo riservato. Ciao, ciao. Al prossimo video!